E benvenuti in questo nuovo vlog. Oggi vi volevo parlare, come sempre, di notizie molto interessanti e anche una divertente. Comunque, partendo con la prima, parliamo di Elder Scrolls Online. Che cosa c'è da dire di questo videogioco che dovrà uscire? Che è già stata rilasciata la beta, che voi sicuramente avrete già provato o comunque visto in qualche gameplay. Il gioco in sé non è un free to play, quindi richiede, come ben sapete, un abbonamento online. A questo a molti ha dato da ridire e a molti invece no. Ma non è tanto l'abbonamento in sé, perché ricordiamo che l'abbonamento, soprattutto per giochi online, vengono richiesti proprio per avere un gioco sempre in costante aggiornamento, sempre in costante miglioramento del gioco. Quindi è bene che ci sia un abbonamento, anche perché abbiamo visto un sacco di giochi free to play che sono una vera merda. Tipo giochi buggosi, addirittura giochi con un sacco di ripetitività. Quindi è un bene che ci siano. Invece che cos'è che ammazza una cosa del genere? Che è l'abbonamento? Sono le microtransazioni, ragazzi, proprio così. Allora, ci sta che in un gioco free to play ci siano delle microtransazioni e che esse, magari, vengano eliminate quando uno si abbona. Che ci siano delle microtransazioni anche in un gioco che bisogna essere abbonati? La cosa mi fa altamente incazzare. Ricordiamo che c'è anche un possibile GTA 5 che non richiede un abbonamento online, che ci siano però anche delle microtransazioni. Perché no? Va bene, può rompere il cazzo, può rompere la minchia, però è normale che ci vogliono guadagnare, ragazzi, ci mancherebbe altro. Però la cosa che non capisco è perché se uno deve pagare l'abbonamento deve pagare pure le microtransazioni. Comunque, non è questo l'argomento che voglio trattare, anche perché ci sarebbero un sacco di opinioni, eccetera, eccetera. Tipo che i giochi con l'abbonamento non devono neanche essere cagati di striscio. Comunque, volevo parlare dei giochi invece sulla console. Ok, avevo parlato appunto di Elder Scrolls Online. Perfetto. E per PC, ok, uno ha internet e paga l'abbonamento ed è a posto. Poi se vuole comprare se poi vuole fare queste microtransazioni, eccetera, quello è a sua scelta. Ma per chi gioca su console, qual è il problema? È pagare due abbonamenti, ragazzi, perché come ben sapete su PlayStation 4 e su Xbox One si dovrà pagare online pure per giocare online, su multiplayer, ovviamente. E come da titolo grande a lettere cubitali, spiega quanto PlayStation 4, cioè Sony, è andata incontro ai propri utenti e Xbox One, ovvero Microsoft, è andata incontro, ai propri utenti. Quindi, qui Zenimax Online ha reso noto sul PlayStation Blog che questo direttore ha dichiarato che quando uno compra un gioco di Elder Scrolls Online non dovrà pagare l'abbonamento per PlayStation Plus. Invece, assolutamente non è così per Xbox One, perché richiederà un abbonamento Gold oltre l'abbonamento online di Elder Scrolls per giocarci. Quindi io non mi devo soffermare più di tanto su questa notizia. La notizia parla da sé, vi lascerò il link qua sotto e mi raccomando, fantasmini, meditate tanto su questa cosa. Continuando a parlare della Xbox One, c'è stata la notizia poco tempo fa che doveva uscire una Xbox economica, quindi senza lettore Blu-ray, con un giga di RAM incorporato e bianca. Poi naturalmente la notizia è stata smentita da parte di un dirigente della Microsoft, Aaron, il cognome non me ne frega un cavolo. Questo tizio ha detto: non dovete credere a tutto quello che leggete su internet, perché è falsa. Beh, meno male, da una parte è peccato dall'altra, perché meno male, perché sarebbe stata una cacata
orrenda. Peccato perché volevo smerdarla. Naccia. Comunque, stavo pensando, ragazzi, e sono usciti un sacco di simulatori, no? Sono usciti simulatori per camion, simulatori per aerei, simulatori per lavaggio stradale, simulatori, che ne so, per il porto navale, simulatori per la caccia. Ma, essendo che io qua ho una barbettina, ed essa mi stuzzica, quasi quasi chiederò a qualcuno di farmi un simulatore di capra. Sì, voglio che qualcuno crei un simulatore della vita di una capra, di una classica vita di una capra, no? Una capra qualunque, una capra super. Naturalmente è in prealfa, per quello è così orrendo. Comunque, sembra essere intermittente, divertente. Comunque, alla prossima, fantasmini. Alla prossima.